Mi chiamo David Mammano e oggi sarò la voce di questa puntata di Cambiamo Clima. Mi occupo di cambiamento culturale e sono l'organizzatore della conferenza TEDx della mia città, che è Varese. E da qualche anno collaboro con TED alla realizzazione di iniziative speciali per valorizzare idee e storie coraggiose in grado di risolvere la crisi climatica. Nella puntata di oggi parleremo di cosa succede quando scienza e privati cittadini si alleano per rendere la politica capace di agende climatiche ambiziose e di come la cittadinanza attiva può giocare un ruolo importante nel generare giustizia climatica. Questo è Cambiamo Clima, un podcast di TEDx Varese prodotto da Cora Media. Storie di persone che stanno cambiando in meglio le cose per il nostro clima. Perché il mondo di domani dipende da quello che ognuno di noi fa oggi. Mi chiamo Jacopo Bencini e sono un advisor di politiche per Italian Climate Network. Italian Climate Network è un'associazione italiana di esperti e giovani esperti sul tema del clima. Ci occupiamo di formazione e negoziati internazionali. La storia di Jacopo comincia proprio nell'estate del 2022. Quando ancora non si sapeva che sarebbe stata la seconda estate più calda di sempre. Che il clima fosse incandescente lo ripetevano ogni giorno tutti i mezzi di informazione. Solo che non era quel clima lì che pensate voi, ma quello elettorale, a poche settimane dalle elezioni nazionali italiane di settembre. Sapevamo tutti che sarebbero state elezioni importanti, con anche possibili novità all'orizzonte sullo scenario politico, questo era già evidente, ma noi ci chiedevamo, ma noi come persone che seguono i temi del clima, che seguono le politiche del clima, ma cosa possiamo fare che non sia il classico policy paper, che non sia la classica serie di post su Twitter o su LinkedIn, qualcosa di più strutturato, di più credibile, che dia un contributo, ecco, al dibattito, senza rincorrersi nella miriade di milioni, se vogliamo, di post e dichiarazioni che tutte le altre associazioni avrebbero fatto. E l'idea è venuta al professor Stefano Caserini del Politecnico di Milano e ci siamo detti, ma perché non prendiamo tutti questi programmi elettorali che via via i partiti devono per legge pubblicare e proviamo a vedere cosa effettivamente dicono sui nostri temi, cosa scrivono sul clima, come approcciano il tema, se lo fanno con superficialità, se lo fanno bene. All'inizio questo progetto parte un po' per scherzo. Jacopo e le altre persone di Italian Climate Network si mettono a spulciare i programmi elettorali dei partiti nei ritagli di tempo, come hobby, sapendo però che questa volta non si poteva andare a memoria, in automatico, fare l'ennesimo carosello sui social. Bisognava provare a giocare con la curiosità, a divulgare e soprattutto a farlo con autorevolezza scientifica. Ci siamo detti, perché non rendiamo questa analisi il più inattaccabile possibile? Quindi facendola fare non a persone interne alla nostra associazione, ma a scienziati riconosciuti, a personaggi del mondo accademico italiano. Quindi tramite la rete di contatti che abbiamo e che altri contatti hanno attivato per noi, abbiamo tirato su questo team virtuale di 20 scienziati, ovviamente slegati da qualsiasi affiliazione politica, questo ci mancherebbe, e abbiamo chiesto loro di analizzare tutti i programmi politici di tutti i partiti in corsa, dal più grande al più piccolo. Quello che era nato come un hobby adesso aveva un nome, Indice di Impegno Climatico, e aveva anche una struttura di indagine. Si parte da 10 domande uguali per tutti, decise da Italian Climate Network assieme all'associazione Climalteranti. Domande del tipo, il clima è centrale nel programma elettorale o no? Oppure, nel programma ci sono delle affermazioni negazioniste rispetto al cambiamento climatico?
A ogni domanda, 20 scienziate e scienziati super partes assegnano un punteggio da 1 a 10, includendo nell'indagine anche le dichiarazioni ufficiali delle principali figure esponenti di ogni partito, interviste, tweet, video su Instagram. Poi si prende tutto, si fa una super media e i risultati vengono pubblicati in una tabella liberamente consultabile sul sito di Italian Climate Network. La prima tabella esce il 6 settembre 2022 e i primi segnali positivi sulla viralità del progetto ci mettono pochissimo ad arrivare. Non saranno passate neanche 24 ore o 48 ore, non ricordo precisamente, dalla pubblicazione della prima valutazione sul nostro sito, che mi vedo arrivare un messaggio WhatsApp da un contatto, insomma, legato a un noto partito politico, uno di quelli grandi, tra l'altro, quindi insomma messaggi che non arrivano spesso, in cui questa persona mi scriveva: beh, sai, il programma comunque verrà aggiornato, pubblicheremo degli allegati in più, degli approfondimenti, è stato scritto tutto un po' di fretta, hai visto, è estate, che vuoi, è un periodo un po' così per tutti, grazie comunque per il vostro lavoro, vi mandiamo il nuovo file. E quando ho ricevuto questo messaggio e l'ho poi comunicato agli altri del team, lì abbiamo avuto per la prima volta la sensazione di sentire che stavamo avendo un impatto in qualche modo, perché un politico di rilevanza nazionale da Roma dovrebbe spendersi nel scrivere un messaggio su WhatsApp di questo tipo? Perché evidentemente era stato fatto notare che c'erano dei punti deboli nel programma e in questo senso abbiamo capito che stavamo cominciando a generare qualcosa. Passano pochi giorni e online inizia a montare la marea. In una settimana la pagina dell'Indice di Impegno Climatico viene visitata da più di 10.000 utenti, che poi ne parlano attraverso i propri canali. Poi si accodano i politici, che iniziano a ripostare le valutazioni del loro partito, perché l'idea dell'Indice di Impegno si inserisce perfettamente nei meccanismi mediatici della campagna elettorale. E alla fine arrivano anche i media di massa. Intanto un gruppo di 20 esperti di politiche su clima e energia ha messo a punto un indice di impegno climatico. Bene, come se la cavano i partiti con gli impegni sul clima? Un gruppo di 20 esperti super partes ha analizzato i programmi. Un gruppo di 20 esperti indipendenti ha diffuso anche le pagelle su come i leader politici hanno affrontato un altro. L'indice di impegno climatico era diventato virale. E Jacopo, assieme ai suoi colleghi e le sue colleghe di Italian Climate Network, hanno capito di aver messo a fuoco le domande giuste, nel momento giusto, e di aver individuato e fissato un punto di non ritorno nella politica italiana. Per la prima volta nella storia del nostro paese, in tutti i programmi elettorali di tutte le forze politiche, si parlava di clima. Poi, come abbiamo evidenziato tramite il nostro lavoro, c'è chi ne parla meglio, chi ne parla peggio, chi ne parla molto e chi ne parla poco. Ma nessun programma evitava il tema. E questa è un'assoluta novità politica, se vogliamo, nel panorama italiano, sicuramente legata anche al grande successo dei movimenti di piazza, delle manifestazioni, della mobilitazione dei giovani degli ultimi anni, e ogni partito politico, anche quelli più scettici, se non addirittura tendenzialmente negazionisti a volte, comunque ha voluto inserire un paragrafetto dicendo che sul clima avrebbe fatto qualcosa. Ecco, se i movimenti di piazza e i primi disastri che, se possiamo dirlo così, stanno diventando mainstream anche nell'immaginario pubblico italiano, disastri in Italia, dico, hanno portato il clima in tutti i programmi elettorali, ora sappiamo per certo che questo tema non uscirà più dalla politica italiana. E questo è un dato di fatto che dal 2022 ci portiamo con noi verso il futuro. Magari vi ricordate più o meno la classifica dei partiti nell'indice, o magari no. E allora vi consigliamo di andare a dare un'occhiata ai risultati. Il link lo trovate nella sinossi di questa puntata. Per Jacopo, però, il punto non era mettersi lì a scrivere le pagelline dei buoni e dei cattivi, ma creare uno strumento nuovo, utile e di successo per parlare di clima di più e meglio di prima. Forse la cosa che
abbiamo portato a casa, che in realtà già sapevamo, ma è utile sempre ripeterselo, no? Nella società civile, è che la politica e le posizioni della politica non sono scritte nel marmo. E abbiamo visto che un'azione piccola, se vogliamo, perché partita senza finanziamenti, senza un grandissimo team a lavorarci sopra, perlomeno nella fase iniziale, è stata capace di spostare un pochino l'attenzione della politica su un tema molto particolare. Non sapremo mai quale sarà stato l'impatto del nostro lavoro in termini di voti a un partito piuttosto che a un altro. Questo è impossibile da sapere. Però la società civile può influenzare la politica, può influenzare le campagne elettorali, può influenzare poi quelle che sono le decisioni di chi arriva nel posto di governo. Questo sicuramente sì. E l'esperienza dell'indice di impegno climatico ce lo ha mostrato in maniera cristallina, tanto che poi questa nostra metodologia, che abbiamo lasciato open source, accessibile a tutti sul nostro sito e che può essere replicata in qualsiasi elezione locale, regionale, nazionale di un altro paese, è stata infatti riutilizzata l'anno successivo con le elezioni nella provincia autonoma di Trento da un gruppo di giovani che ci ha contattati, ci hanno addirittura chiesto l'autorizzazione e hanno realizzato un indice di impegno climatico per le loro elezioni locali. Quindi anche in questo senso si creano delle pratiche assolutamente replicabili che possono essere anche potenziate se poi, insomma, guardando su uno spettro più ampio, torniamo a elezioni nazionali, pensiamo alle elezioni europee, ecco, sono cose che aiutano la democrazia, ma ripeto, l'abbiamo capito strada facendo e ci ha aiutato a ricordarci il potere di influenza di noi società civile. Jacopo lo ha detto benissimo. Bisogna ricordare sempre che la società civile, cioè noi, ha un grosso potere. Può agire e influenzare direttamente la realtà che la circonda. Solo che, spesso ce lo dimentichiamo, deleghiamo, ci limitiamo ad accorgerci che qualcosa intorno a noi non va. Pensiamo che le cose dovrebbero cambiare, ma spesso aspettiamo che a fare quel primo passo sia qualcun altro. Jacopo, le sue colleghe e i suoi colleghi non hanno aspettato. Hanno sviluppato la loro idea, hanno creato l'indice di impegno climatico e lo hanno anche messo liberamente a disposizione di tutte e tutti. Chi vuole prenderlo e utilizzarlo per rafforzare la partecipazione democratica e contribuire a informare meglio l'elettorato può farlo. Lo hanno fatto a Trento, ad esempio. E ora potete farlo anche voi. Nella sinossi di questa puntata trovate i link con tutte le informazioni utili per prendere l'indice e replicarlo in altre occasioni elettorali. La seconda storia che vi raccontiamo oggi ha un messaggio potente. Una pulce finita nell'orecchio di una giovane ricercatrice italiana che, mentre si occupava di giustizia climatica, ha intuito l'enorme potenza della cittadinanza attiva nella lotta per una società più sostenibile e giusta. Allora, mi chiamo Anna, sono un avvocato ambientalista, un attivista e una ricercatrice. Mi occupo del monitoraggio ambientale civico, che è il coinvolgimento di persone comuni nella raccolta di informazioni, dati, fotografie, video relativi a problematiche ambientali, soprattutto in particolare crimini ambientali. Questa è Anna Berti Suman, e che alla fine si sarebbe occupata di ambiente in qualche modo lo sapeva fin da piccola. Ho sempre avuto una grande sensibilità per la natura, non era in sé una lotta per l'ambiente né ambientalismo, perché non sapevo neanche cosa fosse, però ricordo che veramente anche proprio piccola mi perdevo, scappavo e andavo sotto gli alberi a osservare i lombrichi, le api e ho sempre avuto uno spiccato, diciamo, senso dell'ascolto della natura, e questo mi ha portato poi a, diciamo, avvicinare questa passione quasi più intrinseca a quello che è poi il mio lavoro e la mia vita professionale. Attenzione, perché qui la parola chiave è ascolto della natura, cioè mettersi nella posizione di percepire con tutti i sensi la natura e l'ambiente dove viviamo e diventare, come dice Anna, cittadine e cittadini sentinelle.
monitoraggio civico è essenzialmente quando una persona che non ha nessun obbligo di farlo si ferma davanti a un problema ambientale e decide di raccogliere un'informazione o più relativa a questo problema ambientale per denunciarlo in qualche forma, in qualche foro, in qualche spazio davanti a altri esseri umani. L'idea è che negli anni siamo sempre stati abituati a delegare questa responsabilità alle istituzioni competenti, mentre il paradigma del cittadino sentinella è un riprendersi in mano la responsabilità e anche la capacità di raccogliere informazioni su un problema ambientale, di farci noi stessi portatori di un dato che è essenziale per intervenire su quel problema ambientale e di passare quindi dall'informazione all'azione. È un metodo che, se vogliamo, non è regolamentato, è un metodo molto istintivo e diffuso, perché fondamentalmente può avvenire spontaneamente ogni volta che davanti a un problema ambientale un singolo, un gruppo di persone decidono di raccogliere dei dati, delle foto, delle informazioni che poi possono essere veicolate a altri attori sociali oppure addirittura attori istituzionali. Per trovare un esempio in cui il monitoraggio civico si è messo in azione spontaneamente, non bisogna andare molto lontano né nel tempo né nello spazio. È l'inizio del 2018, siamo in Italia e improvvisamente su moltissime spiagge della costa tirrenica iniziano a comparire degli strani dischetti di plastica. Sono bianchi, diametro di qualche centimetro, non si capisce da dove arrivano, ma sono tanti, tantissimi. I cittadini si sono trovati sulle spiagge ricoperti da piccoli dischetti di plastica, hanno allertato le istituzioni, ma essendosi resi conto della lentezza di reazione istituzionale in questo periodo festivo particolare, hanno deciso di mappare loro stessi la distribuzione di questi dischetti e lo hanno fatto in modo molto semplice. Hanno iniziato a raccogliere foto di tutti i luoghi dove questi dischetti sono arrivati, in particolare le coste, e hanno confrontato l'impronta, il logo di questi dischetti con quello che poteva essere ricollegato al depuratore responsabile di questo sversamento. E così fondamentalmente è stata data una allerta a vari cittadini di vari comitati ambientalisti e non interessati, che magari si trovavano in Spagna, in Portogallo, in Francia, in Italia, di cercare esattamente quel tipo di dischetto. È stato abbastanza facile perché i dischetti erano veramente tanti e molto riconoscibili a occhio nudo. I vari gruppi di cittadine e cittadini sentinelle si sono messi in contatto su internet. Hanno condiviso le loro foto, i loro video e non solo hanno costruito una mappa europea dello sversamento nel Mar Mediterraneo di questi dischetti, ma sono riusciti a risalire all'origine dello sversamento, un impianto di depurazione dell'acqua in provincia di Salerno. Tutta la documentazione raccolta è stata messa online, liberamente consultabile da chiunque, ed è finita anche nel faldone delle indagini della Procura di Salerno. Mentre registriamo, 8 persone sono accusate di concorso in disastro ambientale e inquinamento doloso per non aver impedito lo sversamento di 135.000 dischetti di plastica, finiti a inquinare i mari, le spiagge e gli habitat naturali della fauna marina di mezza Europa. Il processo è ancora in corso. Quando la marea trasporta arriva quelle migliaia di dischetti di plastica, Anna è in Europa ed è rientrata da poco dall'Ecuador, dove aveva lavorato come avvocato al fianco delle popolazioni locali in uno dei casi di ingiustizia ambientale più noti di sempre, il caso Chevron Texaco. In due parole, negli anni 60 l'azienda petrolifera Texaco aveva ottenuto la licenza per estrarre petrolio in Ecuador e per decenni lo aveva fatto, utilizzando però tecniche di estrazione non all'avanguardia. In realtà non c'è stato un disastro, ma uno sversamento di petrolio negli anni che ha contaminato le falde acquifere, i suoli e ha trattato le popolazioni locali come delle persone inferiori,
tanto che veniva raccontato a queste popolazioni che il petrolio guarisse, che il petrolio facesse bene. E la cosa più assurda è stata che ha portato in queste popolazioni indigene alcol, soldi e situazioni che hanno effettivamente portato a quello che poi è stato chiamato un genocidio culturale, cioè una distruzione proprio della cultura di questi luoghi, che ha fatto sì che queste persone perdessero veramente la connessione con la propria terra per molti anni. Anche in questo caso il processo è ancora in corso, ma quell'esperienza in Ecuador per Anna è stata un punto di svolta. La popolazione che ha affrontato la Chevron negli anni non è rimasta con le mani in mano, ma si è resa conto che anche se non poteva ricevere giustizia nei fori tradizionali, poteva però tracciare gli impatti delle aziende petrolifere che si sono susseguite alla Chevron Texaco per far sì che questo crimine ambientale non si ripresentasse più. E quando io sono stata in Ecuador a osservarli, ciò che più mi ha colpito e che mi ha veramente poi negli anni spinto a plasmare il mio progetto, il mio lavoro, è stato il fatto che queste persone si riconoscevano come attori portatori di una conoscenza che nessun esperto, nessun attore del governo, nessuna azienda poteva avere, che è la conoscenza che ti dà l'essere in un luogo, l'esserci nato, l'avere i propri antenati. E loro si sono resi conto che con la conoscenza che avevano raccolto potevano fare la differenza e che quindi loro erano le prime sentinelle della loro terra, dell'Amazzonia, che potevano essere l'antidoto perché un crimine come quello che avevano vissuto e quello che avevano vissuto i loro nonni non si ripresentasse. Quando Anna rientra in Europa, c'è qualcosa che le ronza nella testa. Qualcosa che ha visto all'opera in Ecuador e che non ha ancora visto qui, a casa sua. Ma che forse c'è, basta andarlo a cercare. Mette in fila le idee, scrive un progetto di ricerca e riesce a ottenere i finanziamenti necessari per trasformare un'idea, un'intuizione, in un'indagine accademica che la impegna dal 2020 al 2023. Il progetto che ho fondato si chiama Sensing for Justice. In italiano vorrebbe dire monitorare per la giustizia. È un progetto di ricerca che nasce appunto con una finalità di indagare sulle potenzialità del monitoraggio ambientale civico come fonte di prova nei procedimenti per la giustizia ambientale, ma anche come strumento per mediare i conflitti ambientali. Questo vuol dire che le informazioni raccolte dai cittadini, ma anche il coinvolgimento dei cittadini nel raccogliere queste informazioni, può essere uno strumento sia per dimostrare ingiustizie davanti a fori istituzionali, ma può essere anche uno strumento per avviare un dialogo con le istituzioni competenti, eventualmente con le aziende responsabili, perché sulla base di un impegno civico attraverso la conoscenza si può effettivamente aprire un'altra opportunità che non è quella della protesta, del solo conflitto, ma una sorta di incontro costruttivo basato sul dato, sull'informazione. Quindi la nostra prima domanda è stata capire: ma in Europa questo sta succedendo? Dove? Con quali forme? Più andavamo avanti, però ci accorgevamo che effettivamente questa domanda di ricerca aveva un risvolto molto concreto e un potenziale impatto sociale molto più grande di quello che ci aspettavamo. Infatti, mentre pubblicavamo articoli scientifici, parlavamo in delle conferenze, capivamo sempre di più che le comunità che effettivamente stavano portando avanti questo monitoraggio civico ci chiedevano degli strumenti che loro stessi potevano utilizzare nelle loro lotte per comprendere se i dati che stavano raccogliendo potessero essere utilizzati in aule giudiziarie. E quindi ci siamo accorti che la nostra missione originale, che era quella di rispondere a una domanda di ricerca, in realtà si traduceva anche nel dare degli strumenti a persone comuni che magari non hanno un supporto legale per comprendere il potenziale giudiziario dei dati che stavano raccogliendo. E questa ora è la missione di Anna: spiegare che tutte e tutti noi possiamo essere sentinelle, che abbiamo già a disposizione gli strumenti necessari per fare la differenza.
e che bastano solo poche indicazioni per passare dall'informazione all'azione. In primo luogo ci siamo accorti che è fondamentale utilizzare tecnologie più semplici o anche non utilizzare nessuna tecnologia quando non è indispensabile. Quindi vi faccio un esempio. Potrebbe essere più utile utilizzare il nostro olfatto, la vista e l'udito piuttosto che un sensore, perché appunto un sensore che magari di primo sguardo ci può sembrare qualcosa di più credibile, in realtà può essere più contestato proprio perché è una tecnologia che potrebbe non avere gli stessi standard delle tecnologie di monitoraggio istituzionali. Quindi per tutte le sentinelle in ascolto, chi può utilizzare semplicemente i propri sensi come essere umano invece di utilizzare strumenti tecnologici, sicuramente questo è un vantaggio proprio perché non può essere contestabile, mentre invece un sensore potrebbe avere delle problematiche tecniche che non possiamo controllare. Il secondo punto è essere molto consapevoli dei dati già presenti su questo tema, perché molto spesso i dati civici vengono scartati proprio perché non si rapportano, non dialogano, non menzionano i dati istituzionali già presenti su quel problema. E quindi è uno sforzo che le sentinelle devono fare per comprendere quella che è l'informazione istituzionale e potenzialmente anche corporativa, cioè dell'azienda eventualmente responsabile, presente e pubblico. Il terzo punto che secondo me è fondamentale è l'essere affiancati prima possibile da una persona che ha una competenza legale. E questo si può fare se ovviamente se ne hanno le risorse con un vero e proprio avvocato, oppure utilizzando strumenti che sempre di più si stanno moltiplicando anche in Italia, di associazioni ambientaliste o studi legali che offrono consulenze pro bono, quindi gratuitamente, per delle tematiche ambientali che ritengono da supportare. E quindi di cercare questo supporto legale proprio per capire che tipo di dato è necessario per mappare quel problema ambientale. Sul sito di Sensing for Justice si trovano molte informazioni utili e pratiche per tutti i gusti. Articoli, video, c'è anche un'intera sezione dedicata a fumetti e infografiche. Il link lo trovate nella sinossi. È una specie di manuale che può essere applicato ora, ma adesso, prestando attenzione a cosa c'è fuori dalla vostra finestra, sul marciapiede, al parco, nel tragitto da casa a scuola o da casa a lavoro. Non dobbiamo cercare il crimine ambientale lontano da noi. Magari noi da soli non possiamo fare la differenza, ma se una serie di cittadini camminando per Roma tracciano tutti i casi di, per esempio, rifiuti che si trovano in zone dove non dovrebbero essere, oppure altri disagi sociali e ambientali della città, ecco che da una voce diventa un urlo che può veramente fare la differenza. E mi sento di dire che a volte la risposta è molto più vicina di quanto pensiamo. Io ho iniziato lavorando in Amazzonia, in Ecuador, e poi mi sono accorta che il petrolio e le sentinelle erano anche e molto attive in Basilicata, nel sud della mia terra. E ho affrontato molte più difficoltà nell'arrivare a ricercare e lavorare sulla Basilicata che nel lavorare molto lontano da noi, in Ecuador. E quindi forse questo è anche una richiesta di prendersi cura dei problemi vicino a noi e farlo con quello che abbiamo, i nostri sensi. E farlo da sentinelle perché appunto siamo esseri umani, senzienti e abbiamo un potere che nessuno ci può togliere, non dobbiamo dimenticarcelo, perché forse nella società in cui siamo abituati a delegare, trasmettere responsabilità a qualcun altro, ecco che l'essere sentinelle ci richiama a quello che siamo sempre stati, esseri preoccupati della nostra sopravvivenza, ma anche di quella del mondo intorno a noi. Jacopo ci ha raccontato del successo dell'Indice di Impegno Climatico, del suo potenziale nel rafforzare la democrazia ed elevare le agende climatiche dei partiti politici, e Anna di come si può diventare sentinelle per l'ambiente, in grado di contribuire a generare giustizia climatica partendo dal parchetto vicino a casa nostra.
Vi ricordo che gli approfondimenti alle storie che abbiamo raccontato li trovate nella sinossi di questa puntata. Di questi argomenti torniamo a parlare nella prossima puntata di Cambiamo Clima. Cambiamo Clima è un podcast di Cora News e TEDx Varese prodotto da Cora Media. Questo episodio è stato condotto da David Mammano, scritto da Matteo Miavaldi, in redazione Giorgia Galdini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Andrea Girelli. Il fonico di studio è Luca Possi. Il producer è Alex Peverengo. Coordinamento post-produzione di Matteo Scelsa.